Ma guarda, ma l'avevo detto io che si incontrano, l'avevo detto, lo sapevo, me la sentivo io. Chi? Ma come chi? Trump e Kim. Ah, l'americano e il coreano. Loro! Mm. Ma guarda te, ma fantastico. Che cosa si incontrano a fare? Per confrontare chi ha la capigliatura più originale o magari chi ha il razzo più lungo, tanto si parlano sempre di quello. Ma guarda ragazzi, forse voi non ve ne rendete conto, ma guardate che questo qui è un incontro epocale, eh? Cioè sarebbe la prima volta fra un presidente americano e uno nordcoreano. E perché sarebbe? Scusa. Ma perché ci sono dei problemi logistici, cioè sostanzialmente non si capisce bene dov'è che si deve svolgere questo incontro qui, perché sembra che nessuno si voglia muovere da casa per andare dall'altro, credo per orgoglio. Ma va là, ma figurati, la prima cosa che si nota di quei due è l'enorme umiltà, la disponibilità, no? La generosità. Ma comunque è chiaro che non ci sa proprio fare negli uffici diplomatici. Facca boia se ci fossi io negli uffici diplomatici. Lo te vedi come te lo organizzo il suo. Altro che l'ONU. Ma te, ascolta, prova bene a pensare. Pensiamo. Allora, non si sa dove fare questo incontro qui. Allora te, ragioni cosa fai? La cosa migliore, perché nessuno si indispettisca, è incontrarsi a metà strada. Ma sei tutto pieno d'argusto. Bene, allora, ma allora te cosa fai? Vai nello scaffale e prendi giù l'Atlante. L'Atlante, non le sentivo parlare dal 1720. L'Atlante. All'Atlante. E tiri una riga ideale tra Washington e Pyongyang. Allora adesso vado un po' spannometrico. Vai, spannometrico, vai. Ma a metà strada fra Washington e Pyongyang che cosa c'è? L'Europa. Sì, e nel bel mezzo dell'Europa che cosa c'è? L'Italia. E nel bel mezzo dell'Italia che cosa c'è? L'Emilia Romagna. E nel bel mezzo dell'Emilia c'è San Giovanni in Persiceto. Prendete la geografia tutta tua, eh. Sì, proprio. Un'idea spannometrica, ma spannometrica. Pensa bene, l'incontro del secolo a due passi da casa, a San Giovanni in Persiceto, in Piazza del Popolo. Ma hai fatto colazione col Petrus? Io già me l'immagino. Cosa? Ma io già me lo vedo. Io mi immagino, per esempio, Kim e il suo corteo che partono, mettiamo, dalla porta di sotto. Che è più vicina alla Corea. Penso di sì, devo controllare sull'Atlante. Trump e i suoi che invece partono dalla porta di sopra, che è attaccata all'America, Detroit, è noto. E i due cortei che si avvicinano, sono i cortei che arrivano in prossimità di Piazza del Popolo. Immagina bandiere, squilli di tromba, fanfare, striscioli, applausi, folla in delirio. Arriva Kim e si china, prende in braccio un bambino e se lo bacia e poi se lo mangia. Dai, poi Trump che saluta la folla, sì, poi fa l'occhiolino alla bella gnocca che ci sta e sarebbe coerente. E lì comincia le consultazioni. Ma come ti ho organizzato? Sì, certo che devo sistemare ancora qualche dettaglio. No, direi che ne hai un baule di dettagli te da sistemare. Tipo, dove li porto a mangiare? Perché ce li porti te a mangiare? Perché io pensavo il sushi, però Trump si ingastrisce. Sì, perché dici cos'è? Andiamo a mangiare la cosa che lui mangia tutti i giorni. Però non posso neanche servire un hamburger. A meno che non glielo fai di bambino. No. Allora, sai cosa faccio? Tortellini. Che non sbagli mai. Che non si sbaglia mai. Mi piace. Vemo come ti ho organizzato il summit in 224. Non me l'ero mica preparato. Così mi è venuto. E l'Italia balza in cima allo scacchiere mondiale. Facca miseria. Se penso solo che per un attimo abbiamo veramente avuto il rischio di vederti entrare in politica. Non mi ricordare quella cosa, che è una ferita ancora aperta. Ma sì, pensa. Sì. Sono state giornate esaltanti, ma mi hanno estromesso per un banale vizio di fuoco. Non se ne è fatto niente. No, comunque a me tutto sto pensare, sto lavorio intellettuale, sta cosa strategica, mi ha messo un certo appetito. Ti ha aperto lo stomachino. Che è una novità, tra l'altro, una cosa nuova. Scusa, ordiniamo qualcosa. Dai, ordiniamo. Così dei tortellini. Ecco, così facciamo tipo summit. Esatto, tipo, ci sentiamo, tipo tre uomini capi di Stato. Bravo. Al summit internazionale. Perfetto. Tipo pranzo di lavoro. A pranzo cosa, che sono le 9:50? Ma te stai sempre a guardare il cappello. Aspetta, perché adesso ordino. Fabrizio, puoi portare per favore tre tasse di tortellini, mignon? Che siano buoni, però, perché qui si decidono le sorti del mondo. Aspetta, Fabrizio, scusa, puoi portare anche un Petrus a parte? Tassa piccola?